Allora, andiamo a Napoli, rimaniamo a Napoli con D'Alessio e con il direttore del Mattino, Federico Monga, che qualche giorno fa, se non sbaglio, ha ospitato un'intervista molto bella ad Antonio Bassolino, che insomma è stato sindaco di Napoli, insomma autorevole esponente del centro-sinistra italiano, della sinistra italiana. Oggi risponde a questa intervista di Bassolino ospitata qualche giorno fa sul Mattino l'analisi di Massimo Adinolfi in prima pagina, dal titolo "Il centro-sinistra senza popolo e nuovi programmi". Ecco, mi rivolgo al direttore del Mattino, Federico Monga, per chiedergli qual è secondo lui invece lo stato di salute del centro-sinistra italiano, diviso tra un Partito Democratico a guida Zingaretti, che però zoppica un pochino perché insomma si è fatto dettare la linea politica per questo nuovo governo da Renzi, che però poi se n'è andato. Allora, Monga, buongiorno. Buongiorno. Ma l'analisi di Adinolfi mi sembra molto, molto chiara. Nel centro-sinistra c'è una netta crisi di identità, una crisi programmatica. Direttore, non la sentiamo bene, proviamo a richiamare, lo chiedo a Rick Aristarco che ci segue in regia, sì, necessariamente, perché siamo evidentemente nella cella sbagliata, quella dello smartphone, non pensate male, per il povero direttore Monga. Lo raggiungiamo subito, direttore del Mattino. Tra l'altro, sulla prima di oggi, Cristina, qual è quella notizia che mi hai segnalato che ci aveva incuriosito? Ecco, ho letto stamattina: basta un messaggio WhatsApp per far arrivare la droga da Amsterdam. Ci arriviamo, cioè, anche su questo, ci arriviamo. Abbiamo recuperato il direttore Monga, stavamo parlando del centro-sinistra. Sì, ci sembra di sì, proviamo, direttore. Sì, la sentiamo come gli elettori del Partito Democratico sentono il PD, magari, non lo so, magari, non lo so, mi dica lei. Prego, continui. No, speriamo meglio. No, dicevo che... poter vedere un centro-sinistra molto compatto, come abbiamo visto invece il centro-destra in piazza, parrebbe più difficile, perché insomma vedere una piazza dove grillini e PD si schierino assieme, quello mi pare davvero troppo. Ma il punto vero è che la sinistra ha perso un po' di identità, non ha un nuovo programma, non ha dei nuovi temi forti su cui coalizzarsi e coalizzare una vera e propria coalizione. Io posso fare una domanda al direttore, ma lo faccio anche a Pierluigi, che è un appassionato di questi temi, però vi prego di essere sinceri: ma secondo voi a qualcuno frega qualcosa dei destini del centro-sinistra, tranne ovviamente chi di mestiere fa il politico e i pochissimi che sono rimasti militanti? A me sembra un dibattito talmente surreale, lontano, surreale, talmente sì, distaccato, sì. Però ripeto, magari sono completamente fuori strada io, No, per carità, se questi sono dibattiti che vengono analizzati sotto la lente di un po' più di Renzi, un po' più di Zingaretti, certo non interessano a nessuno, rappresentano comunque uno schieramento politico, rappresentano uno schieramento che dovrebbe avere un'identità, e mancando questa identità, forse questo è il segno del disinteresse che dite voi. Però Monga, Giuliani, nel porre questa domanda, in parte ha ragione, cioè diciamoci la verità, da quando è nato il PDS, quindi veramente stiamo veramente parlando di tanti anni fa, ricorderete il dibattito tra Occhetto e Berlusconi condotto da La Cosa, Mentana. Ricordi, sì, prima ancora La Cosa. Ecco, il dibattito a sinistra è tutto interno, sì, è tutto legato, diciamo così, a chi guida, a chi non guida. No, però dall'altra parte il dibattito è tutto legato alla figura di Berlusconi. Cioè, voglio dire, è abbastanza stucchevole come anche noi dell'informazione apparecchiamo la questione. No. Però attenzione, se mi posso permettere, il centrodestra, quello attuale soprattutto, ha dei temi molto forti che possono piacere a quelli del centrodestra e non piacere a quelli del centrosinistra. Sono temi, non sono dibattiti interni, sono più o meno Europa, più o meno migranti, più o meno sicurezza, però sono dei temi forti. Sì, però Monga, c'è una sinistra, mi scusi, perché questa è una cosa che mi piacerebbe sapere una sua opinione. Cioè, c'è una sinistra che col ditino puntato se la prende con Salvini sul tema migranti, ma è la stessa che a Capalbio non li ha voluti, almeno 27 erano, dovevano andare a Capalbio, no? Si ricorda, 2 anni fa? Ma infatti sui migranti la sinistra è uno dei problemi della sinistra, è quello di non aver capito proprio la questione dei migranti.
Ma quello che volevamo dire con il nostro pezzo, che ha sottolineato anche Bassolino, è che appunto il tema oramai, il dibattito è tutto interno e non si dice, non il centro non si occupa dei temi che interessano alla gente e quindi non trova un suo popolo. È proprio così. È proprio assolutamente così. Grazie davvero al direttore del Mattino, Federico Monga. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi.